E benvenuti a questa serata. Noi questa sera parleremo di futuro, parleremo di ideali e parleremo anche di rinnovamento, che sono tre energie, diciamo così, tre fuochi di cui abbiamo particolarmente bisogno e non soltanto in questo momento particolare. Il futuro in particolare è da sempre la grande sfida che l'uomo deve affrontare. Infatti, da sempre l'uomo si è interrogato sulla possibilità che il futuro possa essere o meno conoscibile, che si possa sondare il suo percorso, che si possa modificare oppure influenzare, oppure al contrario, se l'uomo debba rassegnatamente cedere il passo e anche la sua libertà ad un futuro scritto una volta per tutte. Noi stasera però partiremo dal presupposto che il futuro sia un'energia plasmabile, cioè un'energia viva e ricettiva soprattutto agli stimoli che gli derivano dalla coscienza e dall'attività umana. Sulla base di questo presupposto, quindi, noi possiamo ipotizzare che l'uomo, in una qualche misura, possa operare sul futuro e quindi possa utilizzare questa energia che è gravida di possibilità in un modo piuttosto che in un altro. Quello che voglio dire è che l'energia del futuro non è un'energia definita una volta per tutte, non è impermeabile ai nostri tentativi di cambiarne il corso, però non è neppure inerte né ai nostri errori né alle nostre azioni che possono essere anche sconsiderate. Quindi futuro ed energia del pensiero sono strettamente collegati tra loro. Secondo la massima famosa, l'energia segue il pensiero. Questa massima, tra l'altro, è suffragata anche dalle recenti teorie della fisica, secondo le quali l'osservatore non solo influisce sul fenomeno osservato, ma con la sua energia può anche compartecipare al processo di creazione della realtà esterna. Se dunque il futuro è, diciamo, una sorta di energia ancora in boccio, che è pronta a mostrare il suo fiore a seconda dell'irraggiamento solare, noi possiamo immaginare che il pensiero sia proprio questo sole, questa luce radiante, questa luce calda e luminosa, che permette quindi al futuro di manifestarsi secondo un percorso piuttosto che un altro, sempre ovviamente nel pieno rispetto del libero arbitrio umano, per quanto limitato questo libero arbitrio possa essere, e anche del ciclo evolutivo dell'umanità. Questo ci permette di dire anche che i nostri pensieri, sia di singoli membri dell'umanità che dell'umanità presa nel suo insieme, nel suo complesso, modificano i contorni del futuro. E questa, se ci pensiamo, è una grandissima responsabilità. Perché detta così, è l'uomo e il comportamento dell'uomo che plasma il futuro. E il futuro quindi si configura in un modo piuttosto che in un altro, proprio a seconda della qualità, della bellezza, dell'armonia, della costruttività dei pensieri che via via l'umanità sia presa nel suo complesso che singolarmente formula. Come sappiamo, questa pandemia è stata ed è ancora una fucina di pensieri, di possibilità, di ideali che si spera vengano finalmente incarnati. Alcuni di questi pensieri, alcune di queste possibilità sono volti alla costruzione di un futuro collettivo, intriso di fratellanza, di collaborazione, di cooperazione, di ricerca della giustizia. Altri pensieri, altre possibilità sono invece volte a delineare un futuro di supremazia di una parte dell'umanità,
di odio, per esempio, di sprezzante ed egoistico sfruttamento delle risorse, di qualsiasi genere esse siano, del nostro pianeta Terra. E quello che importa è che il futuro, quindi, lo scriverà quel pensiero che sarà in grado di incidere con maggior potenza sulle strutture umane, portando con sé anche quell'energia capace di dare una forma al futuro, di dargli consistenza. Quindi vediamo la grande responsabilità delle nostre azioni, dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri. E come ben sappiamo, vigilare e trasformare i pensieri è un compito che dobbiamo portare avanti quotidianamente, un compito arduo, faticoso sicuramente, eppure indispensabile. Se vogliamo costruire un futuro a misura di umanità una e non di singolo individuo egoista ed anche autoreferenziale. Per costruire quindi un futuro che abbia come obiettivo la piena e creativa convivenza comune, è pertanto necessario imparare ad orientare il nostro pensiero e l'energia che segue verso dei nuovi ideali, ma nuovi nel senso che questi ideali dovranno rispondere alle rinnovate esigenze di un mondo che è in trasformazione, pur essendo in essenza valori eterni. I valori, degli ideali rimangono eterni. Ideali che a loro volta poi plasmeranno le coscienze degli uomini nuovi, ma anche in questo caso nuovi nel senso che saranno sempre più capaci di adeguare la mente e il cuore alle volute della spirale evolutiva che sospinge l'umanità verso conseguimenti sempre più alti, ma sempre più pieni, che corrispondano cioè sempre di più alla propria natura intrinseca. Non siamo quindi, come dire, così ingenui da pensare che nuovi ideali significhi trovare o creare qualche cosa di totalmente nuovo, di mai perseguito dall'animo umano, perché di fatto non c'è nulla di nuovo se non la coscienza che via via evolve e che si espande in modo che l'uomo possa percorrere la sua via, la via umana, con energia di volta in volta rinnovata, con nuovo entusiasmo, con nuova consapevolezza, riscoprendo quindi alla fine ciò che ha sempre saputo, quello che Platone chiamava reminiscenza, cioè quel processo che, stimolato dalla percezione degli oggetti esterni, sensibili, conduce proprio l'uomo a riscoprire gradualmente, attraverso la conoscenza intellettiva, quelle idee eterne che sono la causa e l'origine del mondo fenomenico, di ciò che vediamo. E gli ideali, quindi, non sono altro che le idee rivestite dal fuoco del desiderio e dell'aspirazione, un fuoco che consente a queste idee di esprimersi nella forma, di rendersi tangibili, di manifestarsi nel mondo. Quindi possiamo dire che tutto è sempre lo stesso, ma ogni volta la nostra coscienza lo affronta e lo recepisce in modo differente, perché la coscienza via via non è mai la stessa, perché la coscienza percorre i sentieri dell'approfondimento e della comprensione, e quindi può di volta in volta tornare a vivificare gli ideali di sempre, questi ideali eterni, proprio con la potenza del fuoco interiore che arde in luoghi della coscienza che sono sempre più elevati, ma anche sempre più profondi. Quindi stasera ho pensato di proporre sette ideali in conformità con le sette tipologie che Assagioli ha tratteggiato nella psicosintesi. Ovviamente questi ideali potrebbero anche essere diversi, anzi, certamente
Ciascuno di noi può, diciamo così, pensare agli ideali che vorrebbe venissero incarnati in un prossimo futuro, lavorando proprio con l'immaginazione, con la creatività, con quel fuoco cardiaco e mentale di cui ogni uomo è fornito. Vedremo come questi ideali potranno fondare in terra quello che poi le religioni hanno sempre chiamato il regno dei cieli, cioè le idee sostanzialmente che si fanno carne. E il primo ideale, quello che a mio parere dà ragione di ogni sforzo umano, è l'ideale della libertà. Noi lo sappiamo che per la libertà si sono fatte guerre e anche sacrifici, sia da parte di singoli uomini che di gruppi. Sappiamo che per la libertà si è cercato l'aspetto individuale e l'aspetto collettivo, che si è cercato ragione dell'essere umano, ma anche dell'essere divino, che è stato visto di volta in volta come garante o come padrone della libertà umana. Ma possiamo chiederci come possiamo intendere la libertà in un mondo nuovo. Ora, la maggior parte degli insegnamenti religiosi e filosofici, oltre che esoterici, ci ammoniscono che la vera libertà è servizio e sacrificio, che è un'immagine ben lontana da quella di una libertà che coincide con il poter fare qualsiasi azione in totale deresponsabilizzazione. Perché sacrificio e servizio sono concetti che ci fanno pensare alla fatica, all'impegno, anche alla schiavitù, che di solito nella nostra immaginazione, ma non solo nella nostra immaginazione, è l'esatto contrario della libertà. Ma come ci ha insegnato il Cristo e come ci hanno insegnato i maestri dell'umanità, il primo deve mettersi all'ultimo posto e quanto più un uomo serve i suoi simili, i suoi fratelli, tanto più è libero in coscienza. Io vedo che qualcuno ha alzato la mano, ma non so come fare a dare la parola se qualcuno vuol dire qualcosa. Non so, Margherita o Luce, se volete vedere un attimo. E chiediamo se la mano alzata è no, a Achille e Ornella. Vediamo. Dovresti dare tu, diciamo, la possibilità, ma magari tu finisci, Ah, ok. Giuliana, e alla fine comunque chiediamo, ok? Va Da bene, chi quindi di allora vado Ornella di avanti. fare la loro domanda, sì, magari in chat. Sì, perché qui non saprei bene come muovermi, sinceramente. Ok. Allora sì, diciamo rimandiamo un po' alla fine. Quindi, dicevo, il problema della libertà è un problema che da sempre è stato discusso e che noi in questa serata individuiamo proprio come il primo ideale per gli uomini di un futuro prossimo. Una libertà che quindi deve essere fondata sul servizio, sulla cooperazione, sulla consapevole interazione tra esseri, ma anche sul sacrificio delle parti più personalistiche, perché possa finalmente derivare proprio la radianza del nostro sé. E il nostro sé è libero perché non è legato a nessun aspetto condizionante, a nessuna identificazione parziale. E quindi quando il sé riesce ad essere illuminato dalla sua propria energia, l'uomo è libero dalla propria schiavitù, quella della sua personalità,
che è identificata con passioni, con desideri, con materialità, con ambizioni, con aspirazioni egoistiche. Quindi l'uomo che ha in sé la forza della tipologia volontà può proprio usare questa volontà buona e costruttiva per forgiare l'ideale della libertà, al quale poi gli uomini si ispireranno per delineare una società che sarà più libera per tutti, una società dove gli uomini saranno liberi anche dall'oppressione delle illusioni e dalla pesantezza degli attaccamenti, e liberi anche e soprattutto di esprimere al meglio le proprie energie per il bene della collettività. Così dicendo si giunge al secondo ideale, cioè al fuoco che anima la seconda tipologia, il tipo amore. Questo fuoco, questa energia, questo ideale è quello dell'unione. E apparentemente può sembrare contraddittorio unire libertà ed unione, perché solitamente pensiamo che chi è libero non ha bisogno di unirsi con nessuno, e anzi sa forgiare il suo destino in modo totalmente autonomo. Ma noi ben sappiamo che non si può esprimere in pienezza e in libertà il proprio sé autentico senza la forza coesiva dell'unione, che mantiene integro, mantiene coeso il campo dell'azione umana e che consente soprattutto ad ognuno di comprendere il proprio ruolo, di comprendere e affinare il proprio talento e quindi metterlo al servizio di tutti, permettendo anche agli altri di esprimersi liberamente. L'insegnamento esoterico a questo proposito infatti ci dice: è tempo di riconoscere che gli accadimenti sono tutti interconnessi e che l'unità è sovrana nell'universo. Come dire che l'unità, la comunione, è proprio il tessuto sul quale fondare ogni possibile convivenza e sul quale fiorisce anche in modo pieno la libertà. E l'unione di cui parliamo è proprio questo tessuto di relazioni, di scambi, di consapevolezza, di magnetismo, di coesione, nel quale gli uomini devono imparare ad agire per esprimere la loro essenza più profonda. Spesso infatti si sente dire uniti si vince, soprattutto in questi tempi di smarrimento e di confusione. E possiamo dire che nonostante le apparenze, è proprio restando uniti e tesi ad un proposito comune che le sfide maggiori possono essere vinte, che l'energia del futuro si può plasmare per il bene di tutti, che ciascuno può attingere alla forza dell'altro per camminare insieme in momenti di debolezza e di crisi. E la realizzazione dell'unità, della comunione, passa proprio attraverso questa cruna del lago, cioè dobbiamo abbandonare la prepotenza del sé minore e le sue visioni ristrette e separative per affidarci allo sguardo lungimirante e onnicomprensivo del cuore e della mente uniti. Uno sguardo che sa vedere l'uno che c'è in ognuno di noi, che sa vedere i fili invisibili che collegano le coscienze le une alle altre e che in qualche modo ha già anche intravisto che la costruzione del tempio umano è un'opera comune e che quindi solo collaborando si può giungere alla meta. Una meta che è il bene comune. E per fare questo è però necessario un altro passo, cioè è necessario che le relazioni, i pensieri e le azioni siano intrise di verità. La verità è il terzo ideale che presento stasera e la terza tipologia umana, in sinergia anche con la quinta tipologia, può proprio utilizzare il lucido sguardo dell'intelligenza creativa per contribuire a dissolvere le menzogne,
comunicative e relazionali che ammorbano proprio la società, additando a tutti gli uomini proprio il fulcro, il fuoco del vero. Anche in merito alla verità, l'uomo si è da sempre interrogato e ha costruito metafisiche che riguardavano le più svariate discipline, la matematica, la politica, l'economia, le religioni stesse, ma quello che importa è che l'intento dell'uomo nell'indagare della verità è sempre stato quello di riuscire a giungere all'essenza della realtà. Perché, come l'uomo ha intuito, l'essenza della realtà è proprio il centro da cui la verità può irradiare. E uno degli effetti proprio di questa sinergia tra la libertà e l'unione è proprio il trionfo della verità, cioè il trionfo dell'integrità dell'essere. E questo essere può mostrare la sua luce soltanto nella pienezza della comunione e non quindi nelle pieghe della dispersione e dell'isolamento. Può mostrare la sua luce soltanto nella piena espressione di se stessi, quindi nella libertà. E difatti la verità non è un'astrazione relativa, è la comprensione delle leggi cosmiche per esperienza diretta, è proprio arrivare al cuore della realtà. E quindi custodire, difendere, affermare la realtà, la verità, implica una grande responsabilità, è un atto di supremo coraggio e proprio mette in gioco tutte le nostre energie umane, tutto il nostro essere. E del resto tutti noi ricordiamo le celeberrime parole di Ponzio Pilato di fronte al Cristo. Che cos'è la verità? Chiede Ponzio Pilato. E la risposta è folgorante ed è anche spiazzante perché il Cristo risponde: io sono la verità. Ma se noi pensiamo che quell'io è un'immagine del sé nella sua perfetta aderenza alla realtà, ecco che queste parole da una parte si fanno meno oscure, ma soprattutto si fanno meno irraggiungibili, perché questo vorrebbe dire che la verità risiede in ciascuno di noi, che è proprio quella scintilla di divino che ha marcato la nostra incarnazione e che ci fa anche da guida per il ritorno all'uno. E quindi perseguire un ideale di verità è forgiare quel sentiero che ci riporta alla nostra origine e che può anche svelarci le trame del cosmo. Un cosmo che ha come intrinseca struttura la bellezza. E ovviamente quale migliore ideale della bellezza per forgiare il futuro? Del resto, vogliamo forse un futuro brutto, disarmonico, caotico, oscuro, asimmetrico, opaco, pesante, arido? No, certo che no. Io penso che ogni uomo, quando immagina il futuro, lo riempie di colori, di armonia, di leggerezza. Lo immagina probabilmente colmo di suoni, di movimenti. Lo immagina anche in perfetta sintonia con il proprio essere. E quindi il passaggio successivo che noi possiamo fare per ottenere e per costruire un futuro con uomini nuovi è proprio questo. Il futuro deve essere in perfetta sintonia non solo con il mio essere, con il nostro essere, ma con l'essere di tutti gli uomini. E quindi l'uomo della quarta tipologia, dopo aver combattuto la sua battaglia contro la schiacciante tensione degli opposti, riesce, o meglio, impara ad armonizzare ogni visione e quindi a trarne proprio una sinfonia di voci che diventano poi un unico coro. E il coro è una delle migliori immagini per descrivere la bellezza. E l'ideale della bellezza deve veramente
percorrere ogni costruzione umana, deve innervare ogni pensiero, deve alimentare i sentimenti, deve nutrire l'immaginazione dell'uomo, perché è col potere del bello che si crea il nuovo mondo e che si possono forgiare gli uomini nuovi. E quindi spalancare le finestre della nostra coscienza sul cielo interiore, che è gravido di bellezza e di possibilità, è un po' come cercare di spalancare i nostri occhi interiori proprio sull'infinito che vive dentro di noi e che è un'immagine, un'altra immagine perfetta della bellezza. In questo modo lo sguardo si posa proprio sulla bellezza della visione, che è una promessa di quella bellezza, diciamo così, con la B maiuscola, che a poco ciascun uomo riesce a percepire in ogni forma, in ogni essere vivente, in ogni atomo che pulsa nell'universo. Perché l'abbiamo detto tante volte, ma il bello, la bellezza, non è un sentire vago e soprattutto personalistico, ma è la legge che regge il cosmo. È ordine e proporzione, è una perfetta struttura matematica che plasma le forme e le rende irradianti, magnetiche, armoniche, essenziali. Però spesso ci dimentichiamo quanto sia importante la bellezza e in tutto il filosofeggiare sulla ricostruzione del mondo non si lascia spazio alla bellezza. Ma che lavoro sarà mai se privo di bellezza? Quale conoscenza può farne a meno? Quale giustizia ne verrà senza begli ideali? Gli ideali, cioè la bellezza è un ideale, ma gli ideali devono essere begli ideali. Ricorderemo certo che Platone, che qui in questa immagine vediamo giovane accanto ad un più maturo Socrate, considerava il bene come la meta, come l'ideale supremo. Il bene, diceva, è misura esattissima, è il valore supremo che permette di creare comunione ed armonia, è il modello a cui deve tendere ogni costruzione umana, è il canone proprio per ogni manifestazione. Platone pensava che il bene e l'uno fossero una cosa sola, fossero proprio indivisi. E quindi il bene comune, è proprio lo scopo ultimo, l'ideale più alto, diciamo, verso il quale l'umanità deve tendere. E per sua natura, come ci ricordano anche i filosofi medievali soprattutto, l'uno bene è strettamente legato alla bellezza e alla verità. È una trinità inscindibile, diciamo così. E quindi proprio in questo senso, sia la verità che la bellezza rappresentano i pilastri su cui deve costruirsi la nuova cultura, proprio i fondamenti del futuro comune. La bellezza del creare forme manifeste si riflette poi anche nella bellezza dell'arte del vivere, cioè di quella pienezza di espressione che ci rende pienamente umani. E un altro modo di vedere la bellezza, che si impara poi affinando via via la coscienza, è lavorare per la sintesi, che è il nostro quinto ideale. La quinta tipologia, anch'essa, come dicevo prima, di concerto con la terza tipologia, potrebbe avere proprio questo compito, cioè il compito di mostrare al mondo che ogni operato umano può avvenire secondo questa regola, la regola della sintesi, una regola che tiene conto della diversità, delle diverse esperienze, delle differenti sensibilità umane, ma anche dei diversi livelli di coscienza di ogni membro dell'umanità, ma che utilizza questo materiale così variegato non per separare, bensì per lavorare in comune, traendone il massimo delle possibilità. La regola della sintesi è quella che consente
di indagare il molteplice, in cui la quinta tipologia è proprio maestra, senza però perdere di vista l'unità che soggiace alla manifestazione, quindi ricercando la sintesi e non la dispersione e la vana polemica. Quindi il nuovo mondo possiamo proprio immaginarcelo basato su questo anelito alla sintesi. Gli uomini nuovi dovranno essere proprio consapevoli delle differenze, ma non dovranno farne un motivo di dissidio. Anzi, al contrario, questo dovrà diventare arricchimento e sviluppo, certi proprio che la ricchezza dell'umanità sta nell'abbondanza dei colori e non nell'uniformità monocorde di una tinta unica. E quindi quella che possiamo definire come l'eresia della separatività è quell'eresia che avvelena le coscienze. E così gli uomini, credendosi isolati, procedono nella vita come se non importasse nulla se non la propria personale realizzazione, tranne il proprio tornaconto, tranne la propria vita. Quindi cercare la sintesi come ideale è proprio fondamentale per il futuro comune. E questa ricerca comunque non contrasta con l'importanza dell'individuo, con la cura mediante la quale ciascuno cerca di far nascere e crescere la propria coscienza e la propria consapevolezza. Non contrasta con il cammino che ogni uomo deve percorrere per realizzare la pienezza di se stesso. Perché alla fine la strada che ciascuno di noi percorre, realizzando quindi un percorso di affinamento, di conquista, di conoscenza, di battaglia, in primis è senz'altro condotta nell'intimo di ciascuno di noi, ma poi diventa esperienza e conquista di tutta l'umanità, perché in essenza siamo uno e questa è proprio la sintesi, la conquista della sintesi. Possiamo però domandarci anche quale futura comunità alla fine vogliamo fondare con questi ideali. Io penso che vorremmo tutti vedere la terra percorsa da uomini che si dicono fratelli, perché la bandiera più fulgida di questo futuro è proprio la bandiera della fratellanza, una bandiera fatta sventolare dalla sesta tipologia, una tipologia che apporta idealismo, visione, interconnessione. Questa che vediamo sullo schermo è una delle bandiere della Terra, la bandiera del mondo, una delle tante che sono state disegnate in questi ultimi anni. Questa bandiera è stata disegnata nel 2015 dallo svedese Oscar Pernenfeld. Ci sono altre versioni della bandiera del mondo. In particolare, alcune di queste presentano la visione della Terra vista dallo spazio. Ma mi piaceva in particolare questa bandiera perché questa immagine dà proprio l'idea della fratellanza, della fraternità, dell'essere perfettamente interconnessi, ma anche dell'essere tutti fratelli, tutti uguali, cerchi di fuoco, cuori di fuoco che stanno assieme per un proposito comune. La fratellanza per molti è soltanto un'utopia, ma se la fratellanza esistesse invece veramente, se fosse come un ancoraggio a garanzia dell'equilibrio, se nel sogno dell'umanità fosse stabile come realtà inalterata, ricordate certe visioni, certi sogni ben impressi nella memoria di baluardi e torri della fratellanza. L'immaginazione altro non è che il ricordo di qualche cosa che esiste. La fratellanza dunque esiste e dobbiamo impegnarci quotidianamente per realizzarla, perché
perché la fratellanza è proprio l'ideale per il quale l'umanità combatte in questo momento. E probabilmente soltanto con il suo affermarsi potremo vedere cadere i muri della separatività, dell'ingiustizia, della sopraffazione, del disequilibrio. E solo con l'affermarsi della fratellanza l'uomo potrà venerare lo spirito che c'è in ogni uomo, che arde in ogni uomo, senza nessuna distinzione, e quindi iniziare a cooperare per uno scopo comune. Il famoso bene di cui ci parlava Platone. Solo attraverso l'affermarsi, quindi, di questo ideale, la terra probabilmente sarà considerata un bene da custodire e da preservare, e non, al contrario, un oggetto da possedere e da depredare da parte di una minoranza. Una meta, come dicevamo prima, quella della fratellanza, per la quale non c'è riposo, ma soltanto fervente impegno. Ogni giorno, in qualunque attività, con ciascun pensiero, impegnatevi a realizzare la fratellanza. E la fratellanza ha come base anche lo sviluppo dei retti rapporti umani, senza i quali non c'è possibilità di interazione, di collaborazione, di cooperazione. Quindi, mi immagino che solo con il cuore e la mente volti alla fratellanza, gli uomini potranno anche riconciliarsi con il cielo, che non è soltanto la dimora spirituale dell'uomo, ma forse è anche la sede di altre fratellanze. E da lì potrà magari intraprendere anche il sentiero che conduce a un vero futuro di rinnovamento e di pienezza. Ma quale futuro possiamo immaginarci? Ecco, io mi immagino un futuro di perfezione. E l'ultimo ideale che vi propongo stasera è proprio questo, l'ideale della perfezione, quello che ci consegna la settima tipologia, una tipologia orientata all'ordine, alla trasfigurazione della materia, alla perfetta organizzazione di ogni parte di un sistema umano perché ne possa trionfare l'intima unità. Perché è importante la perfezione? Perché conduce alla gloria finale, perché compie quel passo che permette all'idea e al suo contenuto, all'essenza e alla forma, allo spirito e alla materia di fondersi perfettamente insieme, in totale pienezza e diffondersi in libertà, in unione, in verità, in bellezza, in sintesi, realizzando la fratellanza. E quindi la piena manifestazione dell'idea originaria nel mondo formale e, con un moto speculare, la perfetta trasfigurazione di questa forma nella sua essenza, trovano proprio la loro perfezione attraverso l'operato della settima tipologia, che è proprio chiamata a far rifulgere la manifestazione per come è stata pensata, per com'era nell'idea originaria, garantendo inoltre proprio la perfetta funzionalità, la perfetta armonia di tutti i componenti. E quindi contribuendo a realizzare il piano, sia esso umano o divino. Noi tutti ci auguriamo che il futuro possa diventare un paradiso, ma per farlo è proprio necessario operare passo dopo passo, tenendo alti gli ideali, ideali che, qualunque essi siano, possono e devono forgiare una nuova società. Attraverso proprio l'ideale della perfezione si può raggiungere la meta finale, perché si porta ordine dal caos, si coordina e si integra funzionalmente ogni energia e ogni altro ideale messo in campo dalle altre tipologie. Attraverso la perfezione si rende proprio
gloria al creato, che può quindi rifulgere in totale pienezza. Quando poi avremo raggiunto questa condizione di perfetta realizzazione degli ideali, prima dentro di noi e poi fuori di noi, forse potremo dire di avere raggiunto la piena e vera libertà, che è poi il primo ideale di cui abbiamo parlato stasera. Come spesso accade, nel ciclo della vita in realtà non c'è inizio e non c'è fine, perché nella realtà ogni cosa è perfettamente interconnessa e quindi la vita ciclicamente ci sospinge, sospinge la nostra coscienza ad espandersi e a forgiare uomini nuovi, ideali sempre più conformi a questi uomini nuovi e uomini nuovi sempre più capaci di realizzare gli ideali eterni, gli ideali di sempre. Quindi alla fine l'uomo nuovo è l'uomo capace di tenere in sé proprio questa unità vivente del tutto, capace di fare sventolare i vessilli dei più alti ideali, quell'uomo capace di percorrere il sentiero della vita, che poi alla fine è la perfetta fusione di ogni singolo sentiero. E così è in grado, sarà in grado di raggiungere il futuro. E forse il futuro possiamo immaginarcelo come la perfetta immagine dell'uomo che vive dentro ogni uomo. Grazie dell'attenzione. Grazie Giuliana.